Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Teodarion e oggi siamo qui riuniti in questo 13 giugno per parlare di Napoli e di calciomercato. Oggi abbiamo tre notizie principalmente da commentare, due che sono praticamente in dirittura d'arrivo e una che a oggi possiamo catalogarla come voce di mercato, ma che secondo me è una voce di mercato credibile, ecco, a differenza di tante altre. Prima però di cominciare vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, ultimamente stiamo crescendo per quanto riguarda appunto gli iscritti, quindi continuiamo così e attivate poi la campanella che è totalmente gratis. Allora, ragazzi, cominciamo dalla prima notizia. Anzi, le prime due che le accorpiamo in un corpo unico perché si parla di rinnovi. Nicolò Schira ci ha detto che praticamente il Napoli sta portando a termine due rinnovi. Uno che piacerà a molti e uno che non piacerà a nessuno. Ecco, quindi potete già immaginare di chi stiamo parlando. Cominciamo da quello a cui non piace nessuno, ovvero Meret. Sì, ragazzi, Meret sta per rinnovare il contratto, ce l'ha detto appunto Nicolò Schira, però non ci ha detto la scadenza nuova, non ci ha detto l'ingaggio nuovo, ci ha detto, diciamo, è stato un annuncio un po' generico, cioè Meret rinnoverà il contratto. Questo è stato detto. Ora, voglio dire una cosa su Meret. Sono andato a vedere su Capology, per chi non sapesse cosa è Capology, è un sito bellissimo dove potete andare a vedere gli stipendi di tutti i calciatori di quasi tutte le squadre d'Europa, del mondo in generale, quindi se siete curiosi, se siete interessati diciamo, al mondo stipendi e monti ingaggi, Capology fa per voi. Questa purtroppo non è una pubblicità, non mi pagano, ecco, quindi lasciamo stare. Allora, Meret, ragazzi, attualmente ha il contratto in scadenza nel 2025, ok? Quindi alla fine della prossima stagione Meret partirà a zero. Quindi perché viene fatto il rinnovo? Innanzitutto perché in questo modo non lo perde a zero. E quindi già questa è una prima cosa da tener conto. Seconda cosa, Meret prende un ingaggio lordo, e ribadisco il lordo, ragazzi, perché per le società l'ingaggio da tener conto è quello lordo, quello comprensivo di tasse da pagare, non quello netto. Quindi Meret prende lordi 2,8 milioni circa. Avendo soltanto un anno dalla scadenza, praticamente Meret pesa a bilancio per il Napoli soltanto 2,8 milioni, ok? E io qui voglio aprire rapidamente una parentesi su Di Lorenzo. Perché? Perché sto vedendo in giro, sia qui sul canale che sul mio, diciamo, profilo TikTok, riguardo Di Lorenzo, tanti dicono: fossi in De Laurentiis lo farei marcire in tribuna per 4 anni. Ragazzi, qua sono abbastanza sicuro di quello che dico, non succederà mai e vi spiego il perché. Di Lorenzo ha un contratto in scadenza nel 2028, l'ha rinnovato l'estate scorsa, vi ricorderete tutti. 2028, quindi ha ancora 4 anni davanti. Di Lorenzo percepisce un ingaggio lordo di circa 5,6 lordi annui per 4 anni, vuol dire che Di Lorenzo pesa, per, diciamo, a bilancio circa 28 milioni di euro lordi. Secondo voi De Laurentiis si brucia 28 milioni lordi soltanto perché deve fare il dispetto a Di Lorenzo per metterlo in tribuna? Non succederà mai, ragazzi. Cioè, tu, se tu ti vendi Di Lorenzo oggi, risparmi 28 milioni di ingaggio e poi, vabbè, prendi una cifra sul cartellino. Quindi tu potenzialmente da Di Lorenzo potresti guadagnare, tra virgolette, una cinquantina di milioni tra cartellino e milioni di ingaggio lordi risparmiati. Quindi, ragazzi, io posso capire, diciamo, chi dice 4 anni in tribuna. Dall'altra parte dico, non succederà mai, perché qui parliamo di cifre importanti. Non è come Meret che c'ha soltanto un anno, quindi tu dici, vabbè, un anno, 5 milioni, li posso pure, tra virgolette, buttare e lo lascio in tribuna. Qui ci sono in ballo 28 milioni di ingaggio che si possono risparmiare, quindi, ragazzi, Di Lorenzo non farà mai 4 anni in tribuna. Mo qualcuno potrà dire, ma con Milik l'ha fatto. È vero, l'ha fatto, ma poi a gennaio l'ha ceduto. Era una situazione diversa. Cioè, se tu hai la possibilità, lo vendi e risparmi qualcosa.
Al massimo tu puoi dire Di Lorenzo si fa questi 3-4 mesi in tribuna e poi a gennaio lo vendi, ma non succederà mai che tu per 4 anni lo tieni in tribuna buttando così all'aria 28 milioni di ingaggio. Quindi, chiusa questa parentesi, ritorniamo a Meret. Il rinnovo di Meret diciamo che va fatto per un motivo economico, perché tu in questo modo non vai a perderlo a zero. Ora sicuramente ci sarà un aumento di ingaggio, quello è abbastanza scontato. La domanda però da farsi è questa: il rinnovo di Meret vuol dire che continuerà a fare il titolare o è soltanto un rinnovo prettamente a scopo economico per non perderlo a zero? Qui purtroppo io non ho la palla di vetro, non posso prevedere, però io vi dico la mia. Allora, tu c'hai Caprile, che è il futuro. Secondo me faranno così: rinnovo di un altro anno per Meret, quindi scadenza 2026 per quest'anno. Meret primo, Caprile secondo, Caprile si fa un anno, diciamo, alla Perin con Szczęsny più o meno, per poi diventare il titolare nella stagione 25-26, con Meret che poi verrà ceduto a un anno dalla scadenza per guadagnare qualcosina. Io penso che andrà a finire così. Poi ripeto, non so quanto sarà la scadenza nuova, non so se poi fanno un rinnovo adesso per venderlo meglio quest'estate, perché può essere pure che si fa così, tu lo rinnovi per ridare valore al cartellino, perché ragazzi, tu quando un cartellino si avvicina alla scadenza del contratto, diciamo periodicamente va a calare, fino ad arrivare a zero quando arrivi alla scadenza del contratto. Se tu la scadenza l'allontani, il cartellino automaticamente guadagna valore, ok? Perché si allontana la scadenza, quindi tu pu può essere pure che loro fanno questo rinnovo per venderlo comunque quest'estate, però ha di più rispetto a quanto non incasseresti se non rinnovi il contratto adesso, ok? Poi riguardo le liste non c'è assolutamente problema perché Meret Viva Italia, Caprile Viva Italia, quindi lo hai già sostituito. Detto questo, passiamo al secondo rinnovo e questo ragazzi è un rinnovo che secondo me farà piacere a molti. Parliamo di Folorunsho. Come ben sapete ragazzi, Folorunsho viene da un anno molto molto buono al Verona, dove ha sicuramente dimostrato di essere un giocatore che in Serie A ci può stare tranquillamente. È un giocatore comunque che secondo me è molto molto ben visto da Conte e quindi il Napoli sicuramente ci vorrà puntare. Anche qui, informazioni molto generiche. Rinnovo fino al 2029, quindi per altri 5 anni, proprio a voler confermare comunque che il Napoli ci punta su questo ragazzo. Ora, dal punto di vista economico è un rinnovo comunque che non sarà di certo un problema perché Folorunsho percepiva al Verona un ingaggio lordo annuo di 740.000 euro, quindi no, netti 350, 400, cioè proprio niente. Ora, non so se questo ingaggio è lo stesso che prende al Napoli o se è l'ingaggio, diciamo, del contratto di prestito, questo non lo so, però di certo siamo sotto il milione, quello è sicuro. Quindi dal punto di vista economico non c'è assolutissimamente nessun problema. Il problema, diciamo, tra virgolette, secondo me è più legato a un discorso tattico e qui ci agganciamo al terzo argomento del video. Allora, si sta facendo in queste ultime ore un nome che a me stuzzica e che è un nome sicuramente che è compatibile con la filosofia e, diciamo, le disponibilità economiche del Napoli. Parliamo ragazzi di Enzo Barrenechea. La notizia l'ha data Matteo Moretto. Barrenechea, il centrocampista argentino che ha fatto lo scorso anno al Frosinone. Perché dico che è un nome molto verosimile? Innanzitutto perché economicamente parlando è un nome sostenibilissimo perché al Frosinone, Barrenechea prendeva la bellezza di 260 lordi, 260.000 euro lordi circa all'anno. Una cosa che ho dimenticato di dire all'inizio. Queste cifre che vi sto dicendo in questo video sono stime, non sono proprio quelle precise. Bene o male sono quelle, ok? Quindi 260.000 euro lordi, cioè proprio niente, non arriviamo manco a mezzo milione. Quindi dal punto di vista economico, diciamo, l'ingaggio è sostenibilissimo. Il cartellino di Barrenechea a oggi vale 7 milioni e mezzo. Comunque, il cartellino sappiamo che storicamente il Napoli non ha problemi a pagare anche tanto di cartellino.
è l'ingaggio dove sta, su cui sta molto attento, però l'ingaggio di Baresi, ragazzi, è molto molto basso. Rispecchia la filosofia del Napoli perché ha 23 anni, quindi è un giovane che comunque al Frosinone ha dimostrato di essere un giocatore da Serie A. Per quanto riguarda il ruolo, ragazzi, Barenecea, se Conte porta il 3-4-2-1, e qui dobbiamo usare il se, perché purtroppo ancora questa presentazione ufficiale di Conte non arriva. Se restiamo fedeli al 3-4-2-1 che ho portato nel video dell'analisi tattica, Barenecea giocherebbe nei due mediani, ok? Lui praticamente è un mediano, diciamo, tuttofare, è uno che sradica palloni. È un giocatore che dà equilibrio alla squadra, dà solidità difensiva. È un giocatore che però è anche bravo nel palleggio. Ha una tecnica, diciamo, di base molto buona. È un centrocampista, diciamo, mediano completo. Sa sia fare la fase, diciamo, di interdizione che la fase di costruzione. E quindi sarebbe, diciamo, perfetto per caratteristiche nei due mediani del 3-4-2-1, se Conte porterà quel ruolo. Il problema però qual è? È che siamo troppi, cioè a oggi il Napoli ce ne ha 4 di calciatori che possono giocare in mediana. Lobotka, e possiamo dire tranquillamente che Barenecea può essere un po' la riserva di Lobotka, potrebbe essere anche una riserva di Anguissa o di Foloruccio. Comunque a oggi hai Lobotka, Anguissa, Foloruccio, Kai'Juste. Se vai a prendere Barenecea ne diventano 5, non hai le coppe. Quindi non avrebbe senso averne 5. Le soluzioni sono due, anzi sono tre. Vabbè, la più banale, Barenecea non viene, e quindi questo problema, diciamo, di abbondanza non si crea. Seconda opzione, tu prendi Barenecea, però Foloruncio lo sposti avanti, perché comunque Foloruncio è un giocatore che nella mediana 2 secondo me ci può stare, perché ce l'ha le caratteristiche, diciamo, è un centrocampista completo secondo me. Diciamo che al Verona nella fase finale del campionato ha giocato molto più nei due dietro la punta, anche per dare più equilibrio, ok? Prendi Barenecea e sposti Foloruncio più avanti. Se sposti però Foloruncio più avanti, la sovrabbondanza ce l'hai davanti, perché poi c'hai Kvara, c'hai Politano, c'hai Ngonge, c'hai Raspadori, c'hai Gaetano sempre, che Gaetano sta sempre là, c'hai Lindstrom, ne sono troppi. Dove lo metti, c'è un po' sovrabbondanza da qualche parte. Poi magari, che ne so, esce Lindstrom, va in prestito, vendono Politano, Gaetano se ne va in prestito pure lui, e quindi questa sovrabbondanza non c'è. Però a oggi, noi dobbiamo valutare le cose per quelle che sono oggi. A oggi tu, se fai questo ragionamento, c'è una sovrabbondanza sia a centrocampo che in tre quarti. L'opzione 2 qual è? Prendi Barenecea, però ne perdi un altro. E questo qua, probabilmente, diciamo, tra i quattro prenomi che vi ho fatto prima, quello più vendibile, tra virgolette, può essere Kai'Juste. Nella giornata di ieri ho letto qualche notizia su una possibile cessione di Kai'Juste in prestito. Io non so, dopo un anno del genere, chi si va a prendere Kai'Juste? Non lo so, però potrebbe essere un'opzione questa qui. Sostituisci Kai'Juste con Barenecea. E hai comunque i soliti questi quattro a mediana. Quindi, ragazzi, le opzioni sono diverse. Però, secondo me, Barenecea è un giocatore che può fare tranquillamente al caso del Napoli. Bisognerebbe vedere un po' la volontà della Juve. Cioè, la Juve vuole tenersi Barenecea? Piace a Thiago Motta? O non si fa problemi a venderlo? Questo è un qualcosa che va tenuto conto. Quindi, ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, Forza Napoli. Ciao.